arrivato a compimento un percorso abbastanza lungo e non direi travagliato, diciamo che l'interesse per la società si è manifestato da subito, i potenziali acquirenti ce ne sono stati molti, il che significa che non siamo né una società da buttare via né una città da non considerare. Questa è la cosa, diciamo, migliore che io posso rilevare. Così il sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli ha commentato la felice conclusione della vicenda Arezzo Calcio. Un consorzio di imprese romane, la Neo Solution, ha infatti firmato il contratto preliminare per l'acquisto del 99% dell'Unione Sportiva Arezzo. La firma ufficiale che perfezionerà il definitivo passaggio di proprietà ci sarà lunedì dal notaio. Si deve ancora completare l'atto notarile, questo è il motivo per il quale già da stamani non è venuto il presidente Ferretti con i nuovi proprietari. Cosa che mi aveva un po' promesso che ci saremmo visti. In realtà ha rimandato tutto a martedì perché l'atto notarile verrà stipulato domani mattina e lunedì mattina. Io ho lavorato molto per creare una possibilità di cessione cittadina e sono riuscito a mettere insieme un certo numero di imprenditori, sia aretini che non, quindi fornendo sostanzialmente una proposta alternativa a Ferretti. Però chi vende la società è lui. Ha trovato di sua maggior convenienza questa vendita diciamo a imprenditori romani, così è andata a finire, però lui sapeva e sa tutt'oggi che c'era comunque una possibilità ad Arezzo. Continuerà a parlare romano, ma in realtà i nostri imprenditori, una parte dei quali comunque continueranno o alcuni si aggiungeranno a essere sponsor, faranno sentire in ogni caso la loro presenza, perché la sponsorizzazione oggi, le sponsorizzazioni legate al calcio sono corpose, quindi nessuna società può far finta che non esista un corpo imprenditoriale cittadino. Parlerà romano, vabbè, l'importante è che parli italiano, no?